In questo periodo di cambiamenti di sicuro sarà capitato a parecchi di voi di passare da un formato di fotocamera all'altro, che sia da Canon a Sony, che sia da Sony a Canon, che sia da Nikon a Canon, da Canon a Nikon, Nikon Sony, Sony Nikon, diciamo che sia una o l'altra, di sicuro tutti quanti voi provenivate da un mondo con una serie di attrezzature e siete trasmutati, siete stati incanalati verso un altro mondo, quello che vi ha ricevuto. Io, ad esempio, sono sempre stato canonista, ho sempre utilizzato Canon e mi sono ritrovato a diventare sonista da quasi un anno. E cosa succede? Che ho tantissimi colleghi che sono Canon. Ad esempio, in ufficio utilizziamo Canon, quindi ho a disposizione una serie di lenti che siano fotografiche, cinematografiche, una serie di lenti con attacco Canon che vicino alla mia macchina Sony non potrò mai agganciare. Quindi mi sono posto il dubbio, e di sicuro parecchi di voi ve lo sarete posto: è possibile agganciare ottiche di una casa vicino corpi macchina di un'altra casa? Ma certo che è possibile, naturalmente. Esistono degli adattatori di terze parti, perché le case originali, le case madri non le producono. Ci sono degli adattatori che valgono davvero la pena. Ce ne sono due in particolare per il mondo Sony Canon. Sono riuscito ad entrare in contatto con la Comlite. Comlite, che produce accessori e adattatori special modo che trovate tranquillamente su Amazon. E mi sono fatto spedire, che mi hanno detto: ciao Luca, vuoi provare l'adattatore Sony Canon? Canon Sony, scegliamo qual è l'approccio dei due. E me l'hanno mandato. Quindi questo, ad esempio, costa un pochino meno e andiamo ad aprirlo insieme. Io sono contentissimo di poterlo provare perché cercavo un adattatore funzionale, funzionante naturalmente. Vabbè, all'interno della scatola poco c'è se non l'adattatore, che ha un buon peso. Devo essere sincero, l'innesto è completamente in metallo. Abbiamo la possibilità di connettere un cavo USB per poter aggiornare il firmware, perché grazie a questo aggiornamento firmware è possibile ottenere gli automatismi anche su altre lenti, più di nuova generazione naturalmente. E io comincerò provandolo con un 24-105 serie 3 di casa Canon, quindi appena uscito. Quindi mettiamoci all'opera, io comincerò a provarlo con il 24-105 di casa Canon, poi proveremo anche altre lenti e vediamo un po' come si comporta. Prima cosa voglio provare a fare con l'adattatore Comlite è provare ad aggiornare il firmware, perché c'è la possibilità di poter aggiornare il firmware. Sono davanti al computer e sono sul loro sito. Andiamo a vedere un attimo dove si scaricano i driver. Allora, sono sul sito della Comlite, c'è un pulsantino download per la pagina di download. Vado un pochino più giù e troviamo la lista dei download disponibili. E qui sotto qui trovo scritto CMEFHS, che sarebbe il mio adattatore, che è praticamente questo. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Praticamente questo, e c'è un driver del 2016, del 2018, del 13 giugno per Mac e Windows. Io sono su Mac, proviamo a scaricarlo e vediamo che cosa succede. Troviamo questa scritta giapponese, un file NEXT e un file TXT che ci dice, ecco, quelle che sono le ottiche che va a compensare, praticamente che va a impostare le caratteristiche di utilizzo, quindi l'11-24, il 24, il 50, il 7200, che diventano compatibili quindi con questo adattatore. Io non so come funziona l'aggiornamento, se sarà facile, se sarà difficile, quindi prima di aggiornare voglio provare comunque ad utilizzarlo per capire la sua effettiva resa e come funziona. Allora, voglio fare qualche piccolo test per provare questo adattatore. Naturalmente andrò ad utilizzare la mia A7 III. Il primo test, naturalmente, voglio fare delle prove molto semplici di scatto, di punta e scatta. Ora, io ho nelle mie mani la mia macchina con il 2470, vado a 24. Se tengo premuto, sono in modalità scatto, in modalità program, naturalmente per comodità. Riesco a seguire il fuoco in maniera continua e posso scattare fotografie senza problemi. Ora, dall'altro lato, invece, se io vado a impostare la macchina in modalità di registrazione e comincio a registrare un file, grazie alla capacità della macchina, del tipo di autofocus che ha questa macchina, l'autofocus è molto ma molto reattivo. Cosa succederà? È naturalmente continuo. Cosa capita se io invece monterò l'adattatore della Comlite, questo qui?
lo scopriremo praticamente subito, perché vado a spegnere la camera, tappa la lente, andiamo a prendere il nostro 24105, ci montiamo l'adattatore, perfetto, svidiamo il tappo posteriore e vediamo che qui adesso abbiamo il nostro attacco Sony e proviamo ad agganciarlo alla camera. Ho la lente perfettamente agganciata, non ho problemi di movimento brusco e la lente funziona, quindi si vede. Mantengo gli automatismi. Allora, so che in modalità fotografica questa camera con questo tipo di adattatore mantiene praticamente quasi tutti gli automatismi tranne il fuoco continuo. Se io provo ad utilizzare il fuoco, quello che noto è che viene utilizzato molto il fuoco ad aria e naturalmente andando a 105, naturalmente provo a 70 perché il campo di messa a fuoco è molto più stretto. Sì, esatto, la distanza di messa a fuoco è diversa, quindi se sono troppo vicino all'oggetto che sto fotografando la macchina scatterà perché giustamente ha un minimo di messa a fuoco. Ma proviamo ad andare in modalità video, dove praticamente tutti quanti dicono che funziona la messa a fuoco singola ma non l'autofocus, quindi perdiamo l'automatismo del fuoco continuo. Vediamo se è vero. Comincio a registrare, vado a zoomare. Vado a perdere quello che è il fuoco automatico, il fuoco per meglio dire continuo, perché se in modalità di ripresa comincio a premere il pulsante di scatto, non quello di registrazione, quello di scatto, lui tenterà di mettere a fuoco con la messa a fuoco a contrasto, quindi vedremo gli elementi della lente che cominceranno a muoversi finché non troveranno un punto di contrasto. Adesso posso soltanto selezionare, premere il pulsante finché non trova una messa a fuoco, ce la segnalerà con un pallino verde. Ecco qua, ci segnalerà che ha messo a fuoco, ma se ci spostiamo non metterà fuoco nuovamente. Cominciamo a registrare, proviamo a mettere a fuoco. Ecco, trovato il fuoco, tiene questo fuoco, ma naturalmente se ci avviciniamo a un oggetto o a un altro elemento dovremo rimettere a fuoco manualmente. Naturalmente tutto cambia se andiamo a selezionare il fuoco manuale qui sulla lente. Sul lenticano è presente questo cursore. Naturalmente abbiamo il controllo completamente manuale dell'ottica perché il motore viene disabilitato. Insomma, non voglio aggiungere subito a conclusioni, prima voglio provare a testare la camera in una reale situazione di lavoro, quindi voglio provare a lavorare con questa camera per poi andare a decidere se il costo ne vale la pena o meno. Devo essere sincero, questo anello adattatore, oltre ad averlo cercato e quindi paragonato agli altri della sua categoria, il computer ha appena finito un render, questo era uno degli anelli che io avevo adocchiato. Non è quello base perché ha un controllo più digitale delle funzioni degli obiettivi, tant'è che come gli anelli adattatore più importanti porta i pin di connessione, quindi è possibile controllare qualsiasi aspetto dell'ottica. In questo caso parliamo di ottiche Canon, ma esistono stesso adattatore anche per altri generi di ottiche, tutti quelli che sono i parametri controllati elettronicamente, quindi parliamo ad esempio del diaframma. Devo aggiungere la presenza, che forse non ho detto in precedenza, del piedino sotto l'anello adattatore, che permette di, nel caso in cui montiamo un'ottica più pesante, di scaricare il peso non più sul corpo macchina
o sulla lente, ma direttamente sull'adattatore con questo semplice piedino, o altrimenti può essere tranquillamente svitato, e questa cosa la trovo comodissima perché il piedino, per il tipo di ottiche che utilizzo, non mi serve, quindi preferisco poterlo smontare e tenere l'adattatore così nudo e crudo, è semplice. Ora, ho provato a stressarlo un pochino questo adattatore, oltre ho fatto qualche test, qualche scatto con un 24-105 di Canon, ho fatto qualche ripresa ed è funzionale. Oltre al nel lato video i problemi che ho riscontrato nella messa a fuoco, che purtroppo non supporta il fuoco continuo, ma dovremmo utilizzare o la messa a fuoco manuale, quindi disattivando il fuoco automatico dall'obiettivo, oppure utilizzare la messa a fuoco a contrasto, che comunque non è assolutamente, purtroppo non è precisissima. Naturalmente, quando ragioniamo con ottiche con focali più larghe, la messa a fuoco è molto più semplice. Parliamo naturalmente in ambito fotografico, perché purtroppo per l'ambito video sconsiglio di attivare la messa a fuoco automatica. Preferisco, ho preferito utilizzarlo nel provarlo con la messa a fuoco manuale. Per il lato fotografico invece, finché siamo su focali larghe, la messa a fuoco è pressoché fulminea. Quando cominciamo ad arrivare nei medio tele, quindi sul 50, è ancora fulminea la messa a fuoco, ma porta delle piccole problematiche. Potrebbe capitare di non essere precisissima. Quando andiamo oltre, o meglio ancora, non tanto quando andiamo oltre, ma quando utilizziamo delle lenti che hanno un sistema di movimento dei corpi all'interno molto largo, là riscontriamo problemi. Infatti mi sono procurato da un collega un Canon 100mm 2.8 macro. Ora, questo obiettivo, che è una focale fissa, quindi è soltanto 100mm, è una lente che porta all'interno diversi gruppi motorizzati di lenti. E per mettere a fuoco distanze, quindi o molto vicino perché questa è una lente macro, o molto lontano, i corpi all'interno devono fare enormi movimenti. E anche qui, fotograficamente, ho avuto delle grandi difficoltà nella messa a fuoco. Un po' perché probabilmente questa è una lente macro, quindi la messa a fuoco già deve essere molto più precisa, il sistema probabilmente non comunica al 100%. Prima di passare alle conclusioni definitive, voglio mostrarvi come realmente si aggancia ad una lente. Come potrebbe essere un corpo macchina Canon, porta il puntino di guida al centro, che va allineato con il puntino di guida delle lenti, una semplice pressione e l'anello è perfettamente ancorato e saldo. La costruzione comunque non è assolutamente plastica, è una lega metallica, non so che tipo di lega sarà. Gli innesti sono comunque in metallo, quindi non sono delicati, è possibile agganciarci un pochino qualsiasi cosa stando molto tranquilli, per poi sganciare l'anello in questo modo qua. Invece di premere il pulsantino accanto alla macchina, basterà tirare indietro questa levetta e fare il movimento al contrario per poter sganciare l'adattatore. Dall'altro lato troviamo, all'interno dell'adattatore, troviamo una porta USB, micro USB, con cui è possibile collegarlo vicino a un computer, che sia PC o Mac. Ci si aprirà come se fosse uno storage, praticamente, come se fosse una pennetta USB per intenderci. Scaricato un eventuale aggiornamento di firmware, basterà copiare il file all'interno e spegnere, basta, e staccarlo. Quindi così avverrà l'aggiornamento firmware. Per ora supporta quasi tutte le lenti Canon, anche di ultima generazione, e di sicuro il supporto, grazie a questa possibilità di poter aggiornare il firmware, come già su modelli di case concorrenti più blasonate, tipo la Sigma, o addirittura i Metabonds, è possibile aggiornarlo. Ha questa funzione di cambio della velocità della messa a fuoco mediante l'utilizzo di questo pulsantino qui, che ci permette di variare quella che è la velocità di messa a fuoco. Come si imposta? Ora non posso far vedere perché la macchina sta registrando, ma va spenta la camera, tolta la batteria, premuto il pulsante, rimessa la batteria e riaccesa la camera. Oltre a questo non va fatto altro e dovrebbe migliorare sensibilmente la velocità di messa a fuoco. Io ho testato, si nota la velocità di messa a fuoco, ma i concetti di base rimangono gli stessi. Quando siamo in grandangolo o medio tele, la messa a fuoco è fulminea e precisa. Quando abbiamo ottiche con corpi che devono fare enormi movimenti, purtroppo la messa a fuoco ha delle imprecisioni. Non tanto delle imprecisioni, ma ci mette più tempo a mettere a fuoco. Giungiamo a delle conclusioni, quindi. Lo consiglierei? Sì, lo consiglio, perché per il costo che ha è la perfetta alternativa economica alla possibilità di
montare delle lenti di un altro sistema, in questo caso Canon, davanti ai corpi Sony. Consiglio questa versione in particolare perché porta con sé i gruppi elettronici della messa a fuoco e del controllo del diaframma e la possibilità di aggiornare il firmware, che nel caso in cui domani mattina escano delle lenti nuove è possibile semplicemente con un aggiornamento, con un file scaricato, permettere di migliorare le prestazioni di questo nell'adattatore. E questo mi fa soltanto che piacere, perché se ad esempio il 100 macro non ho controllato se era tra le lenti supportate, perché è probabile anche che questo adattatore non sia che questa lente non sia ancora stata integrata all'interno del firmware per l'utilizzo in automatico. Insomma ragazzi, cos'altro dirvi? Io spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero che la troviate interessante per chi come me doveva acquistare un anello adattatore per montare delle ottiche di un altro brand davanti al mio corpo Sony. Io l'ho trovata comoda, special modo anche perché molte volte utilizzo le lenti in manuale, quindi a me realmente di ottenere l'autofocus poco interessa, ma avere comunque il controllo elettronico del diaframma, quello è fondamentale. Insomma, cos'altro dirvi? Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace, se avete delle domande potete scrivermi nei commenti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per tutte le novità che stanno per uscire, e non dimenticate di seguirmi anche sugli altri canali social, sul mio profilo Instagram, e c'è anche la pagina Facebook con il blog allegato, e trovate tutti i link qui in descrizione. Insomma, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.